Buongiorno ragazzi, scusate se mi faccio sentire solo adesso a metà mattinata, però praticamente stamattina siamo venuti a Martina, io e mia mamma, abbiamo fatto un po' di compere e il punto è che non ho avuto tempo di riprendere nulla, vi ho fatto soltanto vedere la colazione, però quando arrivo a casa in compenso vi farò vedere tutte le cose che ho comprato, tra cui questi fermaglietti. Sto adorando. Ah, tra l'altro, ieri sera ho fatto i capelli e mi sono venuti pure molto bene, quindi super soddisfatta. Ah, l'altra cosa che non vi ho fatto vedere sono le mie unghiette. Ora ve le faccio vedere meglio. Vi metto una clip dopo questa per farvele vedere. Perché ho una mano in un modo e l'altra nell'altro. Insomma, sono un pochino diverse, quindi ora ve le faccio vedere. Allora, questa è la mano sinistra, sempre nude, lo sapete che io non amo molto i colori, quindi su queste tre, queste due e questa, ho fatto un baby boomer. Su questa ho fatto una French molto alta, in realtà è solo un glitter a forma di French, e anche sul pollice, e la forma è una mandorla moderna. Quindi infatti vedete che qui è dritta e poi c'è un taglietto laterale. Io non ho fatto corsi per fare questa mandorla, però più o meno ho improvvisato, quindi non so se sta effettivamente bene. Però mi piace la struttura come è venuta, la sento abbastanza resistente. Ho lavorato sempre con l'acrygel. Questa è l'altra mano che vi giuro mi piace molto di più l'altra, nonostante per me sia più semplice lavorare su questa mano piuttosto che sull'altra, perché sono mancina e quindi però non so perché questa volta mi è venuta meglio l'altra. Quindi invece su questa ho fatto questo dito glitterato, questi due baby boomer, una French molto sorridente su questo dito e su questo. La forma è sempre quella, però ripeto, sull'altra mano ho lavorato molto meglio. Qui, per esempio, ho mancato un po' il colore, però la struttura è fatta bene, soltanto che mi sono dimenticata di mettere il colore per bene. Però diciamo che sono più soddisfatta dell'altra mano. Adesso vi faccio anche vedere la curva C, che è venuta benissimo, e per migliorarla un pochino stamattina, per la prossima volta. Stamattina ho comprato anche i morsetti, questi qua, per la pinzatura. Quindi proveremo a utilizzare questi, perché io di solito pinzo con la pinza normale, però ho visto che alcune ragazze utilizzano il morsetto, quindi vorrei utilizzarlo. Comunque mi piacciono tantissimo, soprattutto questa mano, molto soddisfatta. Questa un po' meno, forse perché era la prima su cui ho lavorato, però dai, non è male. Giro anche l'anello, belle. Voi che ne pensate? Fatemi sapere giù nei commenti. Siamo tornate a casa, adesso la prima cosa che faccio ovviamente è accendere la candela, questa qua che vi ho fatto vedere nell'altro video. Ora l'accendiamo e poi parliamo un pochino. Ciao ragazzi, allora io mi sono posizionata, qui c'è la postazione con questo retroscena bellissimo. Vabbè, comunque adesso siete posizionati su un cavalletto, quindi mi sono procurata una cosa un po' adatta a quello che sto facendo, ma in realtà non è proprio un cavalletto, cioè sarebbe quella luce rotonda che si usa per fare i video, soltanto che siccome adesso c'è una luce naturale bellissima, ho soltanto posizionato il telefono per potervi tenere fermi lì, senza che cadete da un momento all'altro, senza posizionarvi su cose strane. Quindi, vabbè, poi vi farò vedere anche quello. Volevo farvi vedere qualche cosa che ho comprato stamattina, a parte questi che sono bellissimi, mi piacciono tantissimo, che poi tra l'altro li ho pagati 1,50 euro. Oltre questi due, quindi questo qui con la scritta Love e questo qua con le perline, c'era anche questo qua, che secondo me è bellissimo, però non l'ho messo, mi sembrava un po' troppo eccessivo. Vabbè, vedremo se cambio idea. Poi vabbè, ho comprato carta regalo un po' per tutti, anche se i regali quest'anno sono di meno purtroppo, però vabbè. Io comunque li faccio. E poi ho comprato dei morsetti. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua, ho comprato questi morsetti, quelli che si usano in cartoleria, praticamente che si vendono in cartoleria. In realtà li utilizzo per fare la pinzatura dell'unghia, quando va in lampada, per fare
una curva C perfetta, però io non ce le avevo, quindi queste sono state curvate con una pinza normale. Però mi sono procurate i morsetti perché ho visto che un po' di persone li utilizzano, volevo provarci anch'io. Poi ho comprato un illuminante, questo qua, non so neanche di che marca è, però mi sembrava carino. L'ho preso sul rosa perché c'era sia sul bianco che sul beige, io l'ho preso più rosato perché mi stanno meglio questi colori un po' rosati. Però vedete quanto è luminoso. E poi ovviamente ho comprato dei calzini super caldi, cioè non so se voi vi rendete conto della morbidezza e del calore che possono emanare, proprio adatti a me ovviamente. E poi vabbè, dei regali che ovviamente non posso farvi vedere perché alcune persone che guardano questi video potrebbero essere i diretti interessati, quindi non vi farò vedere niente. Comunque adesso vado a mangiare, noi ci vediamo dopo. Comunque eravate posizionati esattamente qui, ho messo il telefono qua in mezzo, questa di regola si accende, c'è la presa USB, quindi si può attaccare al computer, oppure una presa che ha questa entrata, questa entrata qui. Sono appena uscita con Sophie, stiamo facendo la solita camminata, vabbè in realtà è più una corsa che una camminata, non per mia volontà ovviamente. Comunque nulla, volevo aggiornarmi un po' anche sulla situazione allenamento, che avete visto che praticamente non mi sto allenando per niente, perché è un periodo brutto ragazzi, perché tutti stiamo avendo questo problema credo, perché è veramente difficile allenarsi in questa situazione perché il morale non è sempre dei migliori, insomma, per tante ragioni, e poi si crea un tipo un circolo vizioso. Questa è Luna che ci sta chiamando. In buona sostanza, io di solito quando mi alleno costantemente sto bene, insomma riesco a tenere i ritmi e tutto quanto. Non appena inizio a saltare qualche allenamento, succede che poi non mi va. Non mi va in generale. Inizia così e finisce che non mi alleno per settimane, come adesso, che non mi alleno esattamente da 2 settimane. Penso che ricomincerò la settimana prossima, anche perché come vi ho detto in qualche video precedente, quando non mi alleno ne risento tantissimo, ma non a livello fisico ovviamente, perché in 2 settimane di non allenamento non è che succeda nulla di particolare, Sofì. Però insomma è un circolo vizioso che si viene a creare purtroppo quando non c'è la possibilità in questo periodo di andare in palestra eccetera, è facile che si venga a creare questo tipo di situazione. Quindi quello che volevo dirvi, se non riuscite insomma ad allenarvi, non prendetela male, insomma è una cosa normale, sta succedendo a tutti di stare un po' così. Almeno qualche passeggiatina fatevela, io ho la fortuna di abitare in campagna, quindi di godermi certi paesaggi spettacolari tipo oggi. Vabbè, vi faccio vedere, c'è un tempo bellissimo. Questo è esattamente il tempo oggi, tra l'altro c'è una temperatura abbastanza buona, non fa neanche troppo freddo, bellissimo. Comunque sì, avevo detto che faceva caldo, il tempo bellissimo, senza dubbio è bellissimo, perché è vero, c'è un tempo stupendo, però Sofì ha preso i croccantini, ciao! Prima che Sofì svuotasse tutto il sacco di croccantini e se li mangiasse tutti, stavo dicendo che non sembra che fa così freddo, ma in realtà fa molto freddo, quindi adesso mi farò una tisana caldissima bollente. Bene ragazzi, è sera, io ho finito di mangiare, ho una faccia veramente sfatta perché è stata una giornata lavorativa molto intensa e sono abbastanza stanca, ho un po' di sonno, sono ancora stavo cercando il telefono ma sto registrando col telefono. Vabbè, comunque, niente, vi volevo salutare, volevo darvi la buonanotte. Io adesso penso che mi metterò a editare qualche video perché ne ho ancora 2 che non ho ancora
editato, che sono pronti perché comunque le clip ci sono, io li ho girati. Per me non è un problema girare le clip dei video, ma è un problema riuscire a editarli e caricarli in breve tempo, perché purtroppo non ho il tempo per poterlo fare, perché ho tante altre cose comunque da fare. Cerco sempre di riuscire a portare tanti video, però in questa settimana è stato davvero impossibile. Domani comunque vloggerò di nuovo, perché andremo al sushi con mia mamma, è la prima volta che lei va a mangiare il sushi e quindi mi sembrava una cosa abbastanza interessante da farvi vedere. Comunque, stavo dicendo, penso di volervi caricare anche un video per da portarvi per quanto riguarda un make-up semplice e veloce da fare. Non mi guardate adesso che ovviamente non c'è più niente, cioè ci stanno soltanto le sopracciglia e un po' di trucco sbavato, perché ovviamente io non sono per niente brava, mi pizzico sempre gli occhi, quindi male. Ad ogni modo, però, siccome me l'avete chiesto, che vi piacciono tanto i trucchi che faccio, perché poi alla fine sono molto semplici, perché io non sono proprio in grado di fare grandi cose, per cui mi darò da fare per portarvi anche un video del genere. E niente, però nel frattempo questo video lo concludiamo qui, in modo tale che poi sarà più facile editarlo se continuo a parlare non tanto. Comunque io vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, se vi ha fatto compagnia. Vi invito anche a lasciare un commento se vi va, e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti in questo modo. Quindi cliccate su iscriviti e poi attivate la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che un video sarà online. Comunque ragazzi, io mi do una mossa, vi do la buonanotte e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!